Il metodo Fenoglio, ultima puntata, grande delusione per Pietro. Fenoglio continua ad indagare per cercare di capire come fermare la terribile organizzazione che sta sconvolgendo Bari. Le sue indagini lo portano in una direzione che non avrebbe mai potuto immaginare. Infatti scopre qualcosa di davvero inaspettato e scioccante sul passato dell'uomo di cui si fidava di più in assoluto. Per Fenoglio è una grande delusione ed è una scoperta dolorosa. Pietro è anche consapevole che questa scoperta potrebbe diventare pericolosa e perciò si trova davanti ad un bivio, mentre fatica a credere che tutto questo stia succedendo davvero. Infatti, si trova davanti ad una scelta decisiva che potrebbe cambiare la sua vita per sempre. Per Fenoglio è un momento delicato e difficile, ma quello che vuole è chiudere l'indagine ed ottenere quello che ha sempre cercato fin dal principio. Fenoglio, in maniera quasi inaspettata, scopre il colpevole di un omicidio che l'aveva tormentato ormai da mesi. In questo modo può porre fine all'angoscia e al tormento che portava con sé ormai da troppo tempo. Al contempo, quello che Pietro vuole adesso è chiudere l'indagine con soddisfazione, dopo essere riuscito a risolvere un omicidio terribile. Per farlo bisogna ritrovare il piccolo Damiano, ma per riuscire ad arrivare alla fine di questa vicenda, Fenoglio si trova ad avere a che fare con un alleato insperato. È un nuovo amico che non si aspettava che gli avrebbe dato una mano per chiudere per sempre l'indagine. Fenoglio quindi riesce ad ottenere la vittoria che stava cercando da mesi e chiude l'indagine, salvando, almeno per il momento, Bari dalla spirale di violenza che andava avanti da troppo tempo. Voi che cosa ne pensate? Vi è piaciuta questa fiction e vi aspettavate un finale diverso oppure no? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.